Fatta a tutti, ormai benvenuti ragazzi in questa nuovissima serie su Silence. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 35 like per questo nuovo video. E lo so ragazzi, c'ho un cerottone allucinante qua sotto al mento, ma purtroppo questa mattina sono caduta. Adesso non vi spiego le circostanze particolari, fatto sta che sono dovuta andare in ospedale, mi ho messo due punti, ma niente di che, eh. Sotto vostro caldo suggerimento ragazzi, ho deciso appunto di prendere Silence perché mi è sembrato molto molto interessante. Per cui direi di non perdere tempo, di andare ad iniziare e probabilmente ragazzi magari nei filmati il gioco andrà un pochettino a scatti. La questione è sempre la stessa, io vi chiedo umilmente scusa per questi disagi. Andiamo a giocare. Ok, io sono molto curiosa effettivamente, anche perché appunto me l'hanno consigliato diversi di voi e se me l'avete consigliato un motivo ci sarà. Quindi probabilmente il gioco mi piacerà un sacco. Lo potete vedere ragazzi, lagga tantissimo però. Ho messo pure la grafica al minimo, mi sa, e purtroppo meglio di così non posso fare. Spero che la cosa non vi disturbi troppo. Ok, che bello sto paesino in mezzo ai montagni. Ammazza come neviga, oh. Altro che 40 gradi che c'è stan qua. Oh merda. Quelle sono le sirene ragazzi. Rainy! Noah? Che bella bimba! Rainy, we gotta go to the bunker! Oh merda. Sì, perché sta arrivando un attacco aereo. Quelle sirene, ragazzi, sono per gli attacchi aerei. La situazione già mi piace proprio un sacco, eh. Oh mio Dio, dai, non mi fate vedere queste cose gente. Bene, come iniziare bene una serie? Stazione tragica, musica strappalacrime. Disastro totale. Proprio adesso ho capito perché avete consigliato sto gioco. Devono fare le musiche così intense? Perché già inizio il gioco? Perché me lo fanno apposta? Minchia come lagga ragazzi. Ottimo inizio oserei dire. Vabbè. Sì probabilmente. Cioè oddio, la situazione è tragica, quindi non può essere un ottimo inizio. Cioè già ci fanno capire che la situazione in cui ci stiamo mettendo non è delle più belle, insomma. Sarà un mondo immaginario, suppongo, perché i ragazzini sono vestiti in maniera strana, quindi probabilmente non è la rappresentazione di una delle nostre guerre reali, ma sarà, cioè, magari un mondo immaginario in cui c'è una guerra. We shouldn't stay here. It's cramped and dusty. I can hardly breathe. It's horrible. Oh. Ah minchia, ci sono le scelte dei dialoghi anche qua ragazzi. Allora, dille che sei in grado di gestire. Ah minchia, ok, quindi lui è claustrofobico. Questo di sicuro non ci aiuta. Dille che il tuo ultimo attacco di panico risale a mesi fa. We'll get through this, Rainy. Rainy, ok. Miss Clark said it's not safe here.
Minchia, da un estremo all'altro, cioè dal darle totalmente ragione al dire oh, ma questa che cavolo vuole? Io direi cosa diavolo ne sa Miss Clock. Miss Clock also said you'd get a black tongue from cursing too. It's safer here than it is out there anyway. Beh, direi di sì. We could run and hide in the woods. No. Minchia, nel bosco è sicuro? Rini, che dici? Ah, minchia, ragazzi, sono in un orfanotrofio. I'm sure Sarah Maria waiting for us. Non è sicuro là fuori, piccola, non senti le bombe. We're stuck in here. Why don't you understand that? Anyone still out there is going to die. All of them. Little girls aren't invincible. They get blown to pieces too. Oh, non essere così duro. I didn't mean to. Rini, I didn't mean to scare you. Rini, I'm so sorry. Just forget what sì, I said. Sì, una parola. È una bimba. What can I do to comfort Rini? Allora, clicca a terra per muoverti nella direzione scelta. Perfetto, quindi è un punto e clicca, ragazzi. Come the wardrobe, praticamente. Allora, sta con il cursore su uno dei tanti oggetti in scena. Clicca quando il cursore cambia per interagirvi. Ok. Perfetto. Mi piacciono ste cose, ragazzi, perché comunque, cioè, significa essere totalmente immersi nell'ambiente di gioco. Possiamo guardarci a uno specchio. Chi è rotto? Chi l'ha rotto avrà avuto 7 anni di disgrazia. Ok, quindi questo resterà così. Perché c'è un calzino? In che senso calzino? Dov'è il calzino? Isn't that the sock I was looking for last week? Davvero? Ah, eccolo il calzino, non l'avevo notato. È questa cosa. But there's always one missing. È vero, i calzini sono le uniche cose che sono capaci di perdersi in casa. It's actually kinda sad. Minchia, non la stiamo aiutando per niente, mi sa, eh. Vabbè, l'unica cosa forse che ci rimane da fare, ragazzi, è accendere la TV. Maybe there's something nice on. All right, let's do something Miss Clock totally wouldn't approve of. Today's fighting resulted in mass fatalities. Che gioia! Evviva! Deprimiamoci ancora di più, porca miseria. Mi dispiace, piccola, vorrei tanto poterti aiutare. You like shadow plays, don't you? Look, Rini, there's the elephant. Oh dear. Quello era un elefante, davvero? E biglie, vediamo un pochettino le biglie, non le avevo notate. Vediamo un attimino. Sembra che tu possa fare un'azione speciale. Sovrapponi due simboli e poi clicca col tasto sinistro. Poi devi disattivare queste sequenze nelle opzioni di gioco. Perché dovrei disattivarle? Ok, proviamo allora. Well? You don't look like him at all. Oh. How about now? No, you don't even have baubles. And where's Spot? Where am I supposed to get a bobble hat? Not to mention a green super caterpillar. Vabbè, il bruco verde possiamo farlo col calzino. Testa d'asino, proviamo con questa. He's got a bobble head. I hate to make a fool of myself. Certo, certo, il bruco adesso sì. Guardami. Hello, Sadwick. How's Spot? We'll ask him yourself when he shows up. Il calzino, adesso sì. This could make a fine sock spot. Esatto. Che bel calzino, madonna, è gigantesco. Ta-da! Today's show is all about audience requests. I want a story about silence. Really? Non ti piacerebbe sentire la canzone che scorregge? La voglio sentire io la canzone che scorregge. Mi sa che non le piace. Please tell me the story of Spot and Sadwick. All right. So this is the story of Sadwick. And his world's silence. Sure. And his world. E-haw. Sorry. Silence. Sadwick was a clown who never laughed. He also didn't want people to laugh at him. So he left his grandpa, his brother, and the circus to see the world. But not alone. Because with him was his best friend. Spot. Spot also helped Sadwick. And he did it by changing into all kinds of things. Eventually,
They made their way to the King of Silence. You need a crown and something for the prosophy. One thing at a time. First, my crown. Ok. Ancora non immagino che potremmo farla col paralume. E questa situazione, ragazzi, è di una tenerezza allucinante, perché comunque c'è una situazione fuori di morte allucinante e stiamo cercando di fare di tutto per tirare sul morale la nostra sorellina, ragazzi. Ecco qua la nostra corona. There it is. Tac. Hey presto, the King of Silence. He was wow, che meraviglia. He got very sick. And along with him, the land began to suffer. Fields withered. Walls and cities crumbled. Madonna. Everything decayed and fell apart. If only the king would recover. Cause if he did, so would Silence. Sadwick wanted to bring him an elixir of life, just as an old oracle had foreseen. Jeanne is not old. Right. She's pretty timeless, actually. And mysterious. Where's her crystal ball? Oh, I bambini, ragazzi, hanno un'immaginazione incredibile. La sfera di cristallo sarà questa, ovviamente. La lampadina è stata appena fulminata. Hello there, crystal ball. Did Shauna have a ball like that? Certo. Somewhere. The mysterious Shauna. Sicuro Scott è stata accesa fino ad ora. Destined to save the king, but also that he would destroy Silence. Of course he would never believe that. He wanted to bring an elixir of life to the king, right? Yes. But when he arrived at the castle, he saw that Shauna was right. Do you remember what awaited him in the throne room? Cosa? Watt turns everything around without actually moving. There was no king in the throne room. Only a mirror. Oh. Grossa metafora, ragazzi. Prendiamo lo specchio, eccolo qua. Però è rotto questo. When Sadwick dared to look into the mirror, he didn't see a sad clown with a bubble hat. Instead, there was a boy, struck with illness, ready to open his eyes after a long time, or to leave them shut forever. That boy was you. You were sick and sleeping. And Sadwick's spot in Silence? That was all just a dream. Yeah. What did Sadwick do? He smashed the mirror and doomed his world. To save you. You were the King of Silence. What the fuck? Cioè, sarà una storia. Che è successo adesso? Oh, minchia, un attimo fa eravamo tranquillissimi qua che ascoltavamo una storia, una bella favola. Che a sto punto mi chiedo se è davvero una favola. Damn it. Oddio, minchia. Rini? Rini, are you okay? Rini! Oh mio Dio, è esploso tutto anche qui, ragazzi. No, per favore. Allora, tieni premuto il tasto sinistro e muovi il mouse progressivamente verso la direzione indicata. Ok. Ok. Bello il modo di interagire, mi piace. Oddio, adesso dov'è? Dov'è Rini? Where are you? Oddio, no, ragazzi, io già mi ero affezionata a quella bambina meravigliosa. Schiacciando il tasto centrale del mouse, la barra spaziatrice, puoi evidenziare le possibili interazioni o mostrare suggerimenti. Se non vuoi alcun suggerimento, puoi disattivare questo punto d'azione. Vabbè, possiamo. Ok. Come potete vedere, nello stesso modo, ragazzi, anche con The Wardrobe, premendo la rotellina si evidenziano cose con cui possiamo interagire. La stradicamento. Vabbè, qua sotto che ci sarà. Non sarà qua sotto. Di certo. Thank God. Che cavolo? The sock I used a spot for my story. Cosa? Oh merda, cosa c'è? Cosa fa? Like the egg spot hatch from. Strange. Un uovo. Spot? Are you in there? Ma che cavolo? Qua sotto? Oh, un marsupio che ovviamente era lì guarda caso per metterci dentro l'uovo. Vabbè. Rini! Thank God you're alive! Where are you? Dove sei, piccola? Spegniamo la TV. Aspetta, ma adesso diventerà buio se la spegni. Keep it down! Abbassa la voce! Shut off already! Shut up! Vai! Un calcio, che cavolo. Niente da fare, ragazzi. No.
Rini! Dove sei, piccola? Dove sei? Prendiamo il martello. Magari riusciamo a spaccare la TV. Ok, qua, sulla TV, esatto. Madonna, spaccala, Noah, spaccala! Che cavolo? What is that? Ma che cavolo? Non eravamo qua un attimo fa, eh? Arrampicati. Fai piano, eh? Dove diavolo siamo? What the? Where am I? Cos'è sto posto? Silence all over the place. Is this a dream? Roba di Silence, di che parli? No. Madonna, guardate con quante cose possiamo, ragazzi, interagire. Fatti strada attraverso il tunnel e trova tua sorella, perfetto. My old trailer. La mia vecchia roulotte. I mean, Sadwick's old trailer. Ma di che parla? Mica possiamo saltare sull'orologio. Uh-oh. Oh, attento, attento, attento. Salta sul mappamondo. If I could overcome my fear of heights, that is. Or my fear in general, for that matter. Dai, provaci. Oh, merda. Piano. Cerca di... Oh, merda. Aspetta. Muovi il mouse nella direzione opposta a quella in cui noi si inclina. Porca pupazza. Scusa, Noah, scusami. Piano. Basta rimanere un attimo in equilibrio. Ok, ecco fatto. Per fortuna. Quasi quasi lo faccio cadere nel fumo questo verde. Oh Gesù. E adesso? Oh. Hey, that was only a globe. And I'm not Sadwick. Sta cosa mi puzza, ragazzi. E l'armatura? The last time I saw that armor, a cook was wearing it. I hope you got out, ok? È tutto stranissimo, ragazzi, eh. Rini! Rini, sei tu! Rini, what are you doing? No, stay right there! Rini! Ormai. Dai, forza! Ok, devo andare pian pianino. Perfetto, l'importante è capirlo, insomma. Allora, planetario meccanico. Madonna. Mi sembra molto poco stabile, ma vabbè, non abbiamo altra scelta. Ok, possiamo arrampicarci sulle rotaie. Ecco fatto. Oh. Ta-da! Ce l'abbiamo fatta. Forza. Mi raccomando, piano, eh. Comunque, per avere paura di un sacco di cose, cioè, mi sembra abbastanza coraggiosa, voglio dire. Rini, dove vai, piccola? Resta dove sei. E questo chi è? Oh no, non mi dire che l'ha presa. Oh merda! Che orrore! Pensare che siamo appena usciti da lì, che schifo! Colors, the smell? This is silence. Wow! What's with this? Wow, veramente! I dream whatever I want. And I don't want friggin' butterflies and rainbows. I want my sister back! Oh merda! E questo che è? Nasconditi e fai silenzio, Oh merda, dobbiamo rientrare lì. Oddio, cos'è sta creatura, ragazzi? Incominciamo già col panico pure, eh? Oh merda. È orribile. Veramente terrificante. Ce la siamo scampata per un pelo. Oh! You did well. Ehi, che carina che sei. Seekers are serious business. Yeah, I figured as much. What are they seeking? Effettivamente. More importantly, what are you looking for? My sister. She's about this size and she's brave.
You've seen her? She took a stroll through the world worm's maw. Its jaws were still twitching. What? You mean the worm was still alive? I don't know how you managed to get out of a world worm alive or even kill it. But I suppose chance smiled upon you. No, è che sono uscita ed era già così. You won't get far here. Your sister will be safe, by the way. One of my people is taking her to our secret camp. Where has she gone? Can't tell you. That's implied by secret. What do you mean by one of your people? Hello? Who are you? What? Come on. Hey, wait up! Aspettami, di sicuro qua possiamo guardare diverse cose. Cos'è sta creatura piccoletta, per esempio? La volevo vedere, si muove. Oh. How did she get up there? Non lo And so. More importantly, how do I get up there? Già, di sicuro è più agile di te. Palla di pelo! Ma è bellissimo! Maybe it can give me a leg up. Ciao, amici! Mi sa di no. Or maybe no. Ok. Vabbè ragazzi, allora, io penso che mi abbia salvato la partita qui. E la cosa è, direi, abbastanza interessante, nel senso che anche questo inizio è abbastanza enigmatico, nel senso che eravamo in una situazione, adesso ci ritroviamo in una situazione completamente diversa e tra l'altro la nostra sorella è pure sparita. Quindi ditemi voi che cosa ne pensate in commento, ragazzi. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. E un bacio a tutti, ragazzi. Ciao. Vi ricordo ragazzi che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!